Ringrazio il sindaco, l'assessore alla cultura, l'amico Francesco D'Amato, editore di Gaia, e l'amico Stefano Vanacore per questo invito. Vorrei, è divertente l'origine di questa conferenza, risale a 10 e più anni fa. Mia moglie è argentina e inevitabilmente siamo diventati amici del console argentino e della consorte, consorte che era presidentessa del Sor Optimist. Una volta a cena, ma tu ci devi fare delle conferenze. Ho detto, mamma mia, chi me le toglie più di dosso? Va bene, al console non posso dire no. Faccio una conferenza sulle donne, metto tante di quelle foto pornografiche che non mi inviteranno mai più. Non l'avessi mai fatto, mi hanno incastrato per un anno intero, sabato e domenica, a fare conferenze. Però siamo in fascia protetta. Quindi un po' lavorerò per allusioni, ovviamente diciamo i canditi dalla torta li ho dovuti togliere, ma ciò non significa che non si possa ripetere un ciclo di conferenze. Sì, più o meno. Pompei sta là, è aperta. Quando ero piccolo ancora c'erano gli sportellini, ora non ci sono più. Però era meglio... non era il caso. Bene, come vi diceva Chicca Ciardiello, ma questa donna pompeiana, secondo voi, chi era? No? Chicca diceva era la Cornelia, madre dei Gracchi, o la lesbia di Catullo. E io dico, come credo lo dicesse Seneca, di una donna che andò alla Baia, alle Terme di Baia, entrò come Penelope e ne uscì Elena di Troia. E in realtà questi due cliché si sono formati con la letteratura romantica. La donna antica, ma per noi che la studiamo, era come la donna di oggi, vero? Poteva scegliere le due vocazioni, come dice il famoso detto, le donne buone vanno in paradiso, le cattive vanno dove vogliono loro. Quindi anche loro avevano questa libertà. Quindi una donna che mostra le stesse esigenze sia materiali che spirituali della donna nostra, della donna odierna. Cosa ce l'attestano? I graffiti, l'epigrafi, la letteratura contemporanea, la scultura, come vi ha mostrato Chicca Ciardiello. È chiaro, le donne non potevano rivestire cariche politiche, però potevano, ad esempio, partecipare alle votazioni, fare campagne elettorali. E abbiamo degli esempi divertenti. In una lavanderia, su Via dell'Abbondanza, un'operaia fa la propaganda ad un suo cliente che doveva essere molto simpatico, un certo Caio Giulio Polibio, e lei specula, prega di eleggerlo ad Umbiro. E evidentemente questo Caio Giulio Polibio doveva essere un po' il seduttore del quartiere, perché anche un altro operaia di un'officina di Verecondo, poco distante, Cuculla, prega di dare il voto per il diumvirato a Caio Giulio Polibio. C'è poi la prossima. A Pompei, ecco, vedete alle pareti le scritte elettorali. Si pagava un pittore che le dipingesse al muro direttamente. C'è poi una taverna di Pompei, la taverna di Asellina, frequentata da un tombeur de femme, un certo Lollio Fusco. E le inservienti della Docanda, la greca Egle, la giudea Maria e la turca, l'orientale Smirina, pregano di votare per Caio Lollio Fusco. Donne romane a Pompei le troviamo attestate soprattutto nelle officine, nelle tintorie e nelle taverne, dove erano attive come operaie. Però sappiamo di una certa Faustilla di umili origini che oltre a gestire una bisca era anche usuraia, prestava soldi con interesse e pretendeva il 45% di interesse annuo. Ho perso i riferimenti perché il mio mutuo è scaduto, però penso che più o meno... E da uno che non, in un contratto con un certo Granio Romano pretese come pegno gli orecchini, il mantello e il cappuccio, praticamente lo lasciò senza puntini sospensivi.
spesso le ritroviamo a lavorare nei luoghi di appuntamento, dico così, che a Pompei erano circa 25. Il nome di questi luoghi erano lupanari, dal termine lupa e dalla fame che avevano le lupe nell'ambiente selvatico. E alcuni, ecco, questo è il lupanario di Pompei, a due piani, con 10 letti, e sopra ogni singola stanzetta c'era un quaderno che serviva a... Non so, sono andati... Vabbè, ci siamo, a stimolare la fantasia, vero? Anche se poi andate a Pompei e vi raccontano no, ma quella era, in questa stanza si faceva questo, in questa stanza si faceva quello, troppo a catena di montaggio, vero? Erano quadri che stimolavano la fantasia. E addirittura, non so se c'è, esatto, quasi discretamente per strada qua e là c'erano dei simboli che funzionavano quasi da frecce segnaletiche, in questa direzione si va per là. Lascio il resto, ve lo racconto un'altra volta. Quanto costava una donna destinata a questo mestiere, quindi avvenente, quanto costava? 600 assi, quanto un mulo. E la prestazione? 2 assi, praticamente 2 bicchieri di vino. Tenete presente che poi a Pompei il 50% della popolazione erano schiavi, quindi queste prestazioni, il lavoro operaio, era tutto a basso costo. Del resto noi stiamo rivivendo queste situazioni con i nostri cari immigrati che o mettiamo nel contrabbando o mettiamo sulla via sulla Passio Crucis, sulla via della Passione. Quindi Dio Machia aveva già parlato Chicca, quindi non torno sull'argomento. La prossima di Giulia Felice pure, quindi questo è molto bello, ecco, questo ogni casa è a sé, è il quadretto che stava nel pavimento di una casa, evidentemente nella proprietaria, e vediamo come è una signora aristocratica, austera, vero, i capelli ben acconciati, e poi l'eleganza consiste in 2 semplici orecchini d'oro e un collier de perle véritable. Quindi semplicità, sì, ma grande ricchezza e anche grande classe. E questa donna, no, un attimo solo, questa donna esprime queste virtù di cui ci parla Plutarco nei suoi precetti matrimoniali. Quindi a quali virtù si deve accomodare, accostare, acconciare la donna, la perfetta donna di casa. Quando non sono così, vogliono sembrare così. Qui è la moglie di Pacchio Proculo. Pacchio Proculo e la moglie, come si fanno a rappresentare? Persone molto operose, attive, che hanno fatto tanti soldi. Anzi, a questo proposito, qui abbiamo il Mastro Pistorius. Terenzio Nero, sì, con la moglie. Come si fanno a rappresentare? Lui con un rotolo di papiro alla bocca, come per dire ce l'ho fatta, sono diventato d'umbido di Pompei, sono un magistrato. E la moglie usa una posa che era stata creata per le poetesse. La conosciamo questa posa, ed è quella della poetessa Saffo, con il quaderno tra le mani, questo quaderno di legno sul quale era spalmato la cera, e lo stilo alla bocca, come per dire, e mo che scrivo? Vogliono apparire eleganti, come si dice, sì, però l'effetto, come vedete, è un po' il contrario, perché sembrano un poco impacciati. La prossima, ecco, questa invece è probabilmente una padroncina di casa, quella che noi chiamiamo la principessa di casa, che si fa rappresentare nella stessa posa. Si vede che era una famiglia aristocratica agiata, da pochi elementi di
abbigliamento di Parir, come questa retina d'oro che porta sul capo per contenere i capelli, e, e due orecchini d'oro, sì. E anche lei col quaderno in mano e lo stilo pensoso, e mo che scrivo. Ragazzi, non prendete esempio, però dice, mo che scrivo sulla poetessa Saffo, mo che scrivo, scrivete e basta. La prossima. E questo è il fratello. Chissà se è mai stato studioso, comunque il papà l'ha fatto rappresentare con un rotolo tra le mani. La prossima. Presenza femminile molto forte nella Villa dei Misteri, il ciclo della Villa dei Misteri, la maggioranza sono figure femminili. Cosa vi viene rappresentato? Vi faccio la sintesi. Le fanciulle venivano sposate molto presto, a 13 anni già mettevano un po' di dote accanto e se le toglievano, le passavano al marito. E qui è l'iniziazione della fanciulla che viene fustigata, quindi dimostra di essere diventata adulta perché con il dolore, al dolore non piange. Fatto questo, viene data in sposa. E tutto questo avviene alla presenza delle divinità più importanti di Pompei: Dioniso, il dio del vino, e Afrodite, la dea della bellezza. Ricordiamoci che Pompei la chiamiamo così noi, ma era Colonia, Cornelia, Veneria, Pompeianorum. La colonia dei pompeiani sotto la protezione di Venere. Quindi le due divinità più importanti assistono alle sue nozze. Vediamo dei dettagli. Passa pure appresso. Ecco. E questa è la matrona che assiste a tutto il rituale, la mamma, la domina, che assiste al rituale e che tutto funzioni alla perfezione. Questo è il fanciullo piccolo, forse Bacco, che canta da un inno, da un rotolo di papiro. È divertente perché noi quando nei film vediamo i rotoli di papiro si srotolano come la carta igienica, no? Quelli avevano le colonne sul rotolo di papiro, le pagine, quindi il rotolo si srotola orizzontalmente. Questa è la testimonianza. La prossima. I sacrifici. La prossima. La musica. E questa è la fanciulla, quella inginocchiata, è la fanciulla che viene fustigata. Un'altra presenza femminile forte a Pompei è la proprietaria della Villa Eoplontis, Poppea. I Poppei Sabini, tra le tante proprietà che avevano nell'agro della Campania, possedevano anche la Villa di Eoplontis. Ed è probabile che Nerone, il marito, quando venne a Napoli e poi a Pompei, abbia soggiornato in questa villa enorme. Chi era Poppea? Ma si ricorda un poco Evita Peron. Le origini di Evita le sappiamo. Poppea sposa in prime nozze Crispino e se ne libera per sposare Ottone, un generale romano. Ma si libera pure di Ottone perché fa ingelosire il suo amante Nerone. Dice: no, mio marito non vuole che io stia più di due notti lontano da casa. In genere qua si uccide dopo la prima notte. Due notti gliele ha concesse. E allora Nerone, imperatore, che fa? Prende Ottone e lo manda in Lusitania, in Portogallo, dove stavano sempre a fare le guerriglie, e se ne libera proprio. E sposa Poppea. Però la fortuna di questa antica Evita Peron durò 3 anni, perché una volta con un tremendo litigio con Nerone, lei era incinta, Nerone le dette un calcio e l'ha uccisa. Poveretta. Ultimo esempio, 1771, questi sono bellissimi. Ah, questa è un'altra cosa bella. Quando hanno fatto l'autostrada Napoli-Pompei, all'altezza di quella chiesa che sembra un po' una chiesa Le Corbusier, quindi un po' tra Castellammare e Scafati, venne scavata la villa di Moregine e lì venne trovato un tesoro di oro. Quella collana a destra era in realtà una collana che si metteva ad X sul corpo, una sorta di bandoliera. Il bracciale, che pesa 3 kg, porta all'interno l'iscrizione Dominus Ancille Sue, il padrone alla sua ancella. Lo veniva a sapere la moglie, secondo me gli avvelenava la zuppa, perché alla serva dà 3 kg d'oro, non so.
chissà che fine ha fatto. No, queste no, cioè, no, basta, fre, calma. Allora, torniamo alla villa di Diomede. No, io avevo messo un salto, vedete? Era il salto off limits. E si scava la villa di Diomede. Vorrei essere sintetico perché vorrei lasciare 5 minuti col permesso degli organizzatori al mastro Pisto, perché noi vi raccontiamo favole e lui invece vi racconta come si fa il pane pompeiano, ma vengo subito alla fine. 1771 trovano la villa di Diomede e trovano nella villa il calco di una fanciulla, ma non trovano l'intero corpo, trovano il busto e fanno il calco del seno. Tagliano il seno, lo portano prima a Portici e poi al Museo di Napoli. Resta lì 50 anni, passa a Théophile Gautier con degli amici e lo vede. Resta vero, anche noi resteremmo colpiti da una visione del genere. E scrive una novella, forse la più bella tra le novelle romantiche di Pompei, Arria Marcella. E in questa novella lui racconta che durante la notte sogna che è tornato tra le rovine della città e in mezzo alla folla scorge Arria Marcella, che gli va incontro e gli confessa: quando ti sei fermato a contemplare il pezzo di fango indurito che conserva la forma, il tuo pensiero si è slanciato con ardore verso di me, la mia anima lo ha sentito e per questo sono ritornata. Si è veramente morti quando non si è più amati. Il tuo desiderio mi ha restituito alla vita. La credenza fa il Dio, ma è l'amore che fa la donna. E quanto dice Arria, secondo me è particolarmente significativo sia per le antiche pompeiane che per le donne di oggi. Grazie.